Ciao a tutti cari amici, benvenuti dal vostro Andrea il Matematico in questa nuova lezione di matematica finanziaria dedicata alle rendite e al calcolo del valore attuale, in particolare in una rendita che cambia nel suo percorso la rata. In particolare abbiamo questa rendita con una durata complessiva di 9 anni, nei quali nei primi 2 anni versiamo 100 euro al mese, quindi tutte le rate sono mensili, per altri 3 anni ne versiamo 200 euro al mese e negli ultimi 4 anni ne versiamo 300 euro. Si chiede di calcolare il valore attuale di questa rendita quando il tasso annuo nominale convertibile 12 volte all'anno, ovvero convertibile mensilmente, è del 12%, e adesso andiamo a risolvere. Ma prima di risolvere, come sempre, ti invito a scoprire tutti i corsi di matematica sul sito andrealmatematico.it, in cui troverai veramente tutto. C'è il corso completo con tutti gli argomenti belli organizzati, PDF scaricabili, e ogni argomento ovviamente ha sempre un esercizio di riferimento, e poi c'è il corso che è l'esercizio, sempre suddiviso nei macro argomenti principali, macro argomenti che potrete seguire anche a livello individuale attraverso i mini corsi che hanno quindi l'argomento con tantissimi, cioè tutta la teoria prima e tutti gli esercizi dopo, quindi tantissimi argomenti, sono 6 macro argomenti di matematica finanziaria assolutamente da non perdere. Adesso ritorniamo a questo esercizio, dobbiamo andare a calcolare il valore attuale di questa rendita. Ovviamente per poter calcolare il valore attuale dobbiamo andare ad attualizzare tutte le rate prendendole ovviamente in blocchi. Come vediamo qui ho già disposto sulla linea del tempo questi pagamenti, quindi per i primi 2 anni, ovvero per i primi 24 mesi andiamo a versare 100 euro, per i successivi 3 anni, quindi ovviamente dal mese 24 al mese 60 andiamo a versare 200 euro, dal mese 60, quindi esattamente dopo 5 anni, al mese 108, cioè dopo 9 anni, andiamo a versare 300 euro. Il nostro obiettivo quindi è quello di calcolare il valore attuale. Adesso usiamo dei colori diversi. Vedete che qui abbiamo una rendita che è composta da 24 rate che andiamo chiaramente ad attualizzare. Qui basterà semplicemente la figurato numero di rate al tasso ovviamente che adesso andiamo a calcolare. Poi c'è la seconda rendita che possiamo farla ad esempio in arancio, composta da 60 meno 24 rate mensili. Ovviamente 60 meno 24 fa 36 rate mensili. Ovviamente qui dovremo prima attualizzare con la figurato 36 al tasso di interesse di riferimento e poi attualizzare di altri 24 mesi. Poi c'è l'ultima rendita in cui dal tempo mese 60, quindi 5 anni, al mese di 108, quindi per un complessivo numero di rate che sono 48 rate, quindi praticamente per 4 anni. Anche qui per poter attualizzare questa rendita usiamo la figurato N al tasso I spostando al tempo 60 e poi andremo ad attualizzare di 60 mesi. Ora ovviamente qui ci servirà appunto il tasso di interesse che dovrà essere assolutamente su base mensile. Qui abbiamo un tasso annuo nominale convertibile 12 volte all'anno, possiamo ad esempio chiamarlo J12 o TAN12 se preferite, che è del 12%. Ovviamente per poter ricavare il tasso mensile di riferimento dobbiamo dividere questo J12 per 12, quindi i 12 sarà appunto J12 fratto 12, quindi 12% diviso 12, otteniamo un tasso mensile dell'1%. A questo punto possiamo impostare l'equazione del valore attuale. Per poter calcolare il valore attuale, quindi di queste 3 rendite, quindi prendiamo il valore attuale della prima rendita, quindi prendendo la rata della prima rendita che è pari a 100, per il fattore attualizzante della rendita che possiamo scrivere a figurato 24, perché 24 sono le rate mensili al tasso dell'1%, quindi 0,01, e già siamo arrivati al tempo 0, più poi passiamo alla seconda rendita che è di rata 200 euro, quindi il doppio rispetto alla prima, comporta 36 rate, quindi andremo a moltiplicarlo per raffigurato 36, sempre al tasso dell'1%, ma a questo punto attenzione che arriviamo al tempo 24, quindi dobbiamo attualizzare ancora di 24 mesi per arrivare in 0, quindi possiamo anche fare per 1 più il tasso, ovvero per 1,01, elevato alla meno 24, più poi passiamo alla terza rendita, quindi al terzo blocco,
composto da 48 pagamenti da 300 euro, quindi prendiamo appunto la rata che è 300 euro, la ponderiamo sempre per il fattore attualizzante delle rendite, ha figurato 48,0,01 e poi attualizziamo, siccome dopo questo processo di attualizzazione siamo esattamente al quinto anno, quindi dopo 60 mesi, andiamo ad attualizzare di 60 mesi, quindi per 1,01 elevato alla meno 60. Ovviamente poi dobbiamo chiaramente andare a sostituire il tutto, quindi il valore attuale sarà 100, ha figurato 24 al tasso dell'1%, è come fare 1 meno 1 più il tasso, quindi 1,01 alla meno numero di pagamenti, quindi alla meno 24 diviso 0,01 più 200 euro per stesso identico ragionamento con l'ha figurato 36 al tasso 0,01, quindi dovremmo fare 1 meno 1,01 alla meno 36 fratto 0,01 tutto per 1,01 alla meno 24 più l'ultimo blocco, quindi 300 euro. Stesso ragionamento con l'ha figurato 48 al tasso dell'1%, quindi andremo a fare 1 meno 1,01 elevato alla meno 48 fratto 0,01 per alla fine andremo a fare per 1,01 alla meno 60. Risultato di tutto questo calcolo, che ci darebbe appunto il valore attuale di questa rendita, è pari a, se tutti i calcoli sono corretti, quindi chiaramente controllate anche il risultato, la procedura, sono sicuro che è giusto, dovrebbe essere 11.225,59 euro. Bene, cari amici, questa lezione sul calcolo del valore attuale di una rendita con un cambio della rata è finita. Mi raccomando, se volete scoprire tutta la matematica finanziaria, andate sul sito www.andrealmatematico.it perché ci sono tutti i corsi per voi e ricordo anche i corsi di statistica, tantissimi corsi di matematica, economia, politica, assolutamente da non perdere, e leggete gli articoli sul blog, veramente fatti benissimo, sono quasi dei corsi completi e vi aspetto alla prossima lezione.